Nel ritorno a scuola, un messaggio che vorrei lasciarvi è quello di fare attenzione alle aspettative. Che cosa significa? Significa che per crescere dei ragazzi, dei bambini con una buona autostima, è fondamentale che ciascuno di loro senta che ad essere amata non è l'ideale che c'è sopra di loro, ma è la singolarità del loro volto. Che cosa significa? Che se noi leghiamo l'affetto, l'amore per i nostri figli al risultato, all'ideale, che cosa succede? Succede che ad essere illuminata e riscaldata non è la persona del figlio, ma è l'immagine proiettata sopra di lui. E qui il rischio è duplice. Possiamo avere quei ragazzi o quelle ragazze iperprestazionali, perfezioniste, perfezionisti, che però a conti fatti hanno una falsa autostima, perché la loro autostima si lega al risultato. Invece noi sappiamo che la vera autostima non è legata al risultato, ma è la capacità di non precipitare quando il risultato non arriva. Di contro possiamo avere altri bambini, altri ragazzi che in virtù di questa idealizzazione fuggono. E di conseguenza fuggono perché l'ideale è troppo alto e a questo punto cosa fanno? Non investono. E in questo modo proteggono la loro autostima dicendo più o meno consapevolmente: beh, è andata male, ma perché io non ci ho provato? Ancora una volta, qual è la chiave? La chiave è liberarci dall'ossessione per la prestazione. La luce oggi è un problema. Oggi dobbiamo integrare a livello educativo sicuramente la capacità di illuminare i nostri ragazzi, ma anche la capacità di amare la loro ombra, la loro imperfezione e la loro singolarità. Nel mio libro Lezioni d'amore per un figlio, un elemento centrale è aiutare voi genitori a prevenire, ma anche a capire l'ansia dei nuovi adolescenti. Perché parlo di nuovi adolescenti? Perché mentre gli adolescenti di ieri nascevano e crescevano in una società verticale, una società in cui i genitori desideravano un bravo bambino, in questa società del passato, ormai potremmo dire, veniva introdotto nel cuore del figlio il dispositivo della colpa, con cui tutti abbiamo, in qualche modo, con cui tutti siamo venuti a che fare. Ora, nei nuovi adolescenti il meccanismo è diverso, perché oggi la società è orizzontale, siamo nel bene e nel male in una società della prestazione. Di conseguenza nel cuore dei nostri ragazzi non c'è più il senso di colpa, ma c'è il senso di inadeguatezza. Qual è il problema? Il problema è che il senso di inadeguatezza fondamentalmente è una vergogna prestazionale, è una vergogna legata alla paura, l'ansia, l'angoscia di non raggiungere determinati risultati. Allora questo ci aiuta a capire che il movimento che noi genitori dobbiamo operare è far sentire i nostri figli amati nella loro singolarità. Noi potremmo dire che ogni figlio, se volete, è una torre di Pisa che deve sentire di essere amato nella sua stortura, nella sua inclinazione. Il rischio, infatti, è che l'iperidealizzazione del genitore carichi di troppa ansia le ali del figlio, ali che di conseguenza non riescono più a volare o che ancor più inizino a disertare il volo. Infatti abbiamo tutte queste nuove fughe degli adolescenti legati al ritiro sociale, ai disturbi del comportamento alimentare, ma anche all'uso di sostanze e, nei casi più estremi, al suicidio. Quindi che cosa possiamo fare? Dobbiamo comprendere quali lezioni d'amore insegnare ai nostri ragazzi per riscoprire la bellezza, la forza e, se me lo consentite, anche la gioia di volare.